Bentrovati telespettatori del Sassone allo Stagno, questa settimana da Clusone per parlare della nuova apertura di Papa Francesco verso il diaconato alle donne. Cosa ne pensate? Magari un primo passo per un domani avere le donne prete, anche se su questo Papa Francesco è stato chiaro e ha dato il suo no? Sentiamo comunque cosa ne pensa la gente, parleremo anche del matrimonio per i preti. Andiamo a ascoltare le risposte dei nostri intervistati a Clusone. Cosa ne pensa? Ma penso che va bene, no? Magari un primo passo per avere donne prete. Anche. Avrebbe qualcosa contro? No, per carità. Va bene. Non c'è una differenza? No, non c'è una differenza. Magari un domani anche le donne una donna papa. Anche, perché no? Oh. Io non vedrei una donna prete, però... Però perché forse... no? Non lo so, forse però con quello che c'è in giro, anche nei preti, forse una donna. Adesso hanno aperto, penso, apriranno il diaconato per le donne, la possibilità di predicare, di leggere il Vangelo, queste cose. Io penso che certe donne siano all'altezza di fare una cosa così, perché anche nei preti, insomma... Lasciano a desiderare. Sì. E ascolterebbe volentieri una bella omelia di una fatta da una donna. Da una donna come si deve però. Ah. Una donna giusta. Ecco. Perché non tutte. Non tutte, perché anche da noi c'è il pro e il contro, capito? Dice che c'è quella ovviamente. Sì. Potrebbe sì, dire cose sì, intelligenti. Come anche nei preti. Ci sono dei preti che sono meravigliosi, ci sono dei preti che invece lasciano desiderare. Lei frequenta la chiesa? Sì, non sono bigotta, però la messa, specialmente la domenica, guai. E ascolta in maniera attenta anche le omelie? Sì. C'è qualche parroco che preferisce? Cioè magari fa mai dei chilometri per andare a sentire qualcuno in particolare o quello del suo paese va benissimo? No, quello del mio paese va benissimo perché sono preti che hanno una certa, capito? Preparazione. Azione, ecco, e allora... Però c'è magari che quello che è più portato, che si fa capire più bene, specialmente noi anziani che certe parole non le capiamo. Però invece ci sono anche questi giovani che sono bravi. Sì, ho sentito, ma cosa vuole? Il diacono sarebbe che chi non è prete, no? Si cominciano, però possono fare qualcosa, possono fare i matrimoni, possono celebrare chi i matrimoni. Chi non è prete o non è suora. Sì, cominciano a celebrare i matrimoni, le omelie in chiesa. Sì. A posto del parroco a dire omelia sarà una donna. Sì, è possibile, per l'amor di Dio. Se sono persone corrette e oneste non c'è problema. Lei non si scandalizzerebbe se... No. Vedere salire una ministra di Dio al posto di un prete. No, perché... anche adesso, cioè in questi anni fa la comunione anche il sacrista, fa la comunione anche, anche gli altri, che se il prete non ha dei collaboratori prende anche persone che non sono preti. Il problema è che un domani ci saranno sempre meno preti, già quest'anno purtroppo sì, lo sappiamo. La nostra curia sa che nessuno è stato ordinato nessun nuovo parroco e quindi magari un domani donne prete? Le suore sono già donne preti, no? No, non sono proprio donne preti. Mia. Se al posto del nuovo don arrivasse la nuova... Ormai le donne fanno tutto, hanno prevaricato, sono andati avanti agli uomini, posso fare anche il prete, non so, miniera. Non ci sarebbe nessuno scandalo? No. Diaconato alle donne? Ah sì, sono d'accordo, d'accordissimo, cioè era tempo che si doveva fare... Perché hanno ritardato così tanto? Anzi, anche perché poi la fine non è ancora passato. Cioè, hanno ritardato perché dipende dalla persona che comanda o che accetta certe sfide. Pensi le donne all'interno del sistema clero? Ma secondo potrebbero me sconvolgere qualcosa? No, non sconvolgono niente perché la donna penso che sia migliore dell'uomo in certe cose. Quindi non ho nessuna obiezione da fare. Lei non si sconvolgerebbe appunto a vedere una donna che sale sul pulpito? Assolutamente. Un primo passo per le donne prete magari? Magari anche, o magari anche per i preti sposati.
non so dove arriveremo, però sta aprendo delle nuove strade che forse è uno dei migliori. Sono stati tutti bravi gli ultimi papi, diciamo, ma questo è uno che ha proprio il pugno di ferro. No. Come no? Per me no. Perché? Perché di no. Non le vede bene? Non le vedo bene per niente. Che differenza c'è tra uomo e donna sul pulpito? C'è poca differenza, però non siamo abituati noi a vedere delle donne. Mi dà già fastidio quando danno la comunione. Apertura al diaconato alle donne. Perché no? Un primo passo magari verso le donne prete. Si può fare? Non ti vedo molto convinto, però. No, si può fare. Secondo te non sono all'altezza le donne a condurre una messa? Sono più all'altezza degli uomini. Sì? Sì. Potrebbero sconvolgere magari il sistema chiesa, le donne? Forse fra un po' di anni, un po' tanti. Calma, un passo alla volta. Ha visto Papa Francesco? Apertura del diaconato alle donne. Alle donne? Beh, in Svizzera le donne preti ci esistono. Ah, sì, in quale chiesa? Da una parte... No, anche cattolica. Sì. Come donne prete? Sì, ci sono da noi, in Svizzera. Ma dai. Vero? E fanno la messa dalla... Fanno la messa normale come gli altri. Dalla A alla Z. Comunione, sì, leggono il Vangelo. Sì, o quando c'è un funerale fanno tutto. Oh. Siamo emancipati in Svizzera. Mi ha sconvolto. Mi ha sconvolto. E come sono? Brave? Sono brave. Come i preti maschi. Ma ce ne sono più... Poche, però ci sono. Poche. Mm-hmm. Mi ha sconvolto. Adesso in città penso ce ne saranno ancora di più. È un futuro, quindi la Chiesa dovrebbe aprirsi sempre di più alle donne? Penso di sì. Perché invece... Perché siamo alla pari dell'uomo. Appunto. Nessuna differenza? No. Va bene. Una donna che celebra i matrimoni, che fa l'omelia... No, però normale. Che legge il Vangelo. Dovrebbe fare così, normale. Perché la Chiesa è un po' chiusa sulle donne? Ci vuole tempo. Il tempo non è mai abbastanza. Non soltanto la Chiesa, anche i paesi musulmani. Quelli sono peggi, è peggio. Perché la donna così proprio non è all'altezza dell'uomo? No, è all'altezza la donna. Potrebbe farlo tranquillamente. Tranquillamente. Quindi lei non vede male neanche la donna prete? Per niente. Che forse si rimpingua un po' di... che dato i preti non ce ne sono più e forse c'è anche una risorsa da un'altra parte. E poi i preti dovrebbero farli sposare. Finito il discorso. Sa che è il secondo questa mattina che me lo finito dice. Finito il discorso. Li fanno sposare, forse ci sono vocazioni ancora. Magari mi hai capito il motivo come mai... Non si sposa? Perché sono sposati al Signore. Si è sposato due volte. Papa Francesco, diaconato per le donne, possibilità di fare l'omelia, di tante cose. Non saprei, io non sono molto praticante e anche non molto credente, però penso che se anche la Chiesa voglia aprirsi anche verso questi nuovi orizzonti, per me, secondo me, non potrebbe anche andare bene. Cioè, sicuramente bisogna anche andare avanti, quindi certo. Se per le donne... Perché c'è questa chiusura, secondo te, della Chiesa? C'è sempre stata, da sempre, anche se sulle scritture non è che poi ci sia grandi divieti, piuttosto cioè evidenti e confronto. Quindi, probabilmente si è tramandato negli anni, è stato sempre un po' chiuso, comunque magari verso le donne si è sempre visto questa cosa qua, non poteva andare bene, ma secondo me penso che... Donna o uomo sull'altare, per te non ci sarebbe nessun problema. Non ci sarebbe differenza, secondo me. Il più è farlo con passione, cioè con fede, quello lì, poi quello è robe che... La fede delle donne è uguale alla fede dei maschi? Secondo me sì, ecco, non ci deve essere differenza su quello lì. Il più è fare le cose, farle bene, visto quello che si sente poi comunque anche negli ultimi anni, quindi penso che... Già due persone che ho incontrato questa mattina mi hanno parlato della possibilità ai preti di sposarsi. Ma anche quello, secondo me, potrebbe essere una cosa importante. Cioè, la famiglia, penso che è importantissima. Si parla sempre dei figli, si parla molto dei bambini, cioè ne parlava Gesù, ne parlava tutti. Poi vabbè, se Gesù lui è rimasto da solo è un altro discorso, cioè non è che per questo, secondo me potrebbe essere buono anche avere una famiglia, anche per i preti sicuramente, è un grande valore, cioè, forse ho due figli, quindi secondo me ecco,
lo vedo come grande valore, veramente anche fondamentale per, un, per la società e tutto. Quindi. Poi alla fine magari sono i preti che non vogliono sposarsi. Quello libera scelta, come, tut, come per tutti gli altri, c'è chi sceglie, sceglie di stare da solo perché magari preferisce così o non se la sente, chi, però ecco, avere la libertà di farlo potrebbe essere comunque interessante anche per loro. Il diaconato alle donne. Alle bello, bello, oh. Era ora! Mm. Perché si è aspettato così tanto a parlarne, anche solo a parlarne? Qualche cosina passava qua e là, ma sempre i preti la lasciavano cadere. E invece adesso qualcosa cambia? Cambia. Magari un primo passo per avere le donne prete? No, questo non mi sembra neanche necessario. No? No. C'è un po' di calo dei preti, delle ordinazioni nell'ultimo periodo? Ma non, secondo me non sono le messe che mancano, sono accostare le persone e questo le donne lo possono fare forse meglio degli uomini. Per me va bene, sì. È certo. Non avrebbe nessun problema, no, lei se una donna salisse a fare l'omelia. Assolutamente, avere la possibilità di farlo è anche la materia prima per poterlo fare. Certo, ma perché si è sempre stata un po' chiusa la chiesa con le donne? Non lo so. Non lo so questo. E la donna prete quindi mi pare di capire che lei è favorevole. Sì. E invece il matrimonio per i preti? Ma no, su questo qui mette un punto di domanda. No. Non so dirne sì né no. Cosa servono le donne? No. Non lo vedo. Non la vedo bene. No, preferisco che siano solo gli uomini. Perché? Non lo so. Non ha fiducia nelle donne? No, ma... Non lo so, probabilmente perché sono ancora un po' all'antica. Uh-huh. Il prete deve essere prete. Mi sta bene come suora, maschio. Ma maschio, sì, come donna, insomma. Sì, sono d'accordo, sì. Sì? Sì. Perché la chiesa è sempre un po' chiusa quando si parla di donne? Non so. Devo chiederlo a Papa Francesco, mica a me. Però sembra che adesso ci sia questa apertura. Sì, sì, speriamo. E poi domani giusto. Le donne anche, prete? Anche prete, sì. Sarebbe favorevole. Chi vuole, sì. Certo, perché no? Non trova nessuna differenza? No. Una bella donna con la sua bella tunica sul... Se uno vuole, perché no? Ognuno è libero, no? Nella sua vita di fare quello che vuole. Se la fede dei maschi è identica a quella delle donne? Brava, la stessa cosa. Bravo, scusi. E la le nozze? Stessa cosa. Anche, sono d'accordo anche. Beh, io sono progressista. Ah, io facciamo nei confronti sposare. Della chiesa, io sono progressista. Io facciamo sposare. Sì, è giusto, perché sono persone normali, Non sono esseri. Sono persone normali, sì, è giusto. Quindi anche se, secondo sarebbe lei... anche meno, no? Meno corruzione, meno pedofilia, meno cose strane, no? Magari servirebbe, sì, secondo lei, far aumentare il numero dei preti. C'è qualcuno che magari non segue la fede per quel motivo. Esatto, magari ci sarebbero anche, visto che c'è la crisi, se liberalizzassero ci sarebbe anche più gente che magari secondo lo farebbe. Quindi potrebbe essere un motivo, quello il motivo per cui magari tanti non quello si accostano. Quello magari no, però anche una minoranza, se uno ha la fede ce l'ha, cioè voglio dire se uno ha... Indipendentemente dal fatto ma che sì, si possa venire certo, sposare. Certo, però i protestanti si sono sempre sposati, no? Sono sempre, allora che problema c'è? Siamo tutti esseri umani, no? Donne diacono, che predicano, che... No. Non le piace l'idea? Perché? No. Perché? Perché gare fai i preci? Le donne diacono, che fanno le prediche. E poi se non ci che sono i preti, è quello il appunto. Problema. Vabbè. Non è neanche male, dai. Perché no? Appunto, perché questo ostracismo verso le donne? È vero, è vero. A me piacerebbe. Lei fare la diacono? No, vedere anche le donne diacone. Sarebbe interessante sentire anche le loro omelie. Altro che, una cosa un po' diversa, vedere anche come la pensano, come esatto. È anche giusto, dai. Perché c'è questa appunto chiusura? Secondo lei donne potrebbero sconvolgere la chiesa? Ma non direi più di tanto, ecco, perché sicuramente avranno anche idee diverse, essendo donne e vedono... le cose un po' diverse di quello che può vedere il maschio, ecco. Certo, questo è un primo passo, poi magari qualcuno sta già parlando di donne prete.
Sicuramente che sia un primo passo questo. Poi si vedrà, dai, non qualcuno, è neanche male. Qualcuno parla anche della possibilità delle nozze per i preti, di formarsi una famiglia. Sarei dell'idea. Anche? Sì. È apertissima. Io sì, guardi. Sarebbe un modo per mettere a posto un po' tutte le cose, disordini che ci sono in giro per quel che succede coi bambini. Ci sarebbe meno scandali. Penso proprio di sì. Penso proprio. Ci vorrebbe un'apertura, sicuramente sarebbe un modo per evitare tutte queste problematiche che ha detto, certo, prima lei. Questo Papa è già molto avanti. Altro che. Sì. Ma secondo lei arriverà fino a lì, fino a proporre addirittura il matrimonio? Ma non esageriamo. Visto che è arrivato a questo, non è detto che è molto aperto, Sarebbe uno sconvolgimento della Chiesa. Indubbiamente. Ma servirebbe per favorire il numero dei preti? Anche sì. Perché magari secondo lei tanti ragazzi non intraprendono questa strada perché appunto non ci si può sposare? Io penso proprio di sì, sì. Penso di sì. Sarebbe tutta un'altra cosa. Fanno la loro famiglia e hanno un qualcosa anche loro che li completa. Perché fatto chiesa, gli impegni che hanno lì, hanno poi la loro famiglia un qualcosa di più completo. Bambini anche le donne, l'importante è che riempiano ancora le chiese o no? Perché vediamo che le nostre chiese sono sempre più vuote. Sì, è vero. E le moschee, quando ci fanno vedere, sono sempre strapiene di gente. E allora c'è da chiedersi il perché. Perché mi hanno detto, qualcuno ha detto questa cosa, che loro sono 50 anni indietro di noi. Anche da noi 50 anni fa le chiese erano piene. Sarà tutto da vedere, perché chi è più avanti e più indietro sarà un rebus qua, perché non lo so dove andiamo a finire. Dici che con le donne in chiesa ci potrebbero essere anche più fedeli? Può darsi, vediamo. Fino adesso il risultato è questo, no? Che le nostre chiese sono sempre più vuote. Vediamo con le donne. Ma è colpa dei preti che non sanno più attirare la folla? No, è colpa della fede che non c'è preti, più? Non ci sono più i preti, è quello, il problema è quello. Non ci sono più le vocazioni, non ci sono più i preti. E quindi dice che si arriverà a un obbligo a chiedere aiuto alle donne? Visto che i maschi... Ma a quanto pare, se il Papa una prima vuole aprire anche per questo, speriamo. Cosa ne pensi di aprire alle donne appunto certo, alcuni ministeri della Chiesa? Sicuramente. È una cosa buona? Secondo me sì. Possono portare anche loro qualcosa di buono, no? Perché c'è stata allora questa chiusura sempre verso le donne? Non lo saprei. Per mantenere, non so come dire, per mantenere un attimo il regime. Dici che le donne potrebbero sconvolgere lo status quo? Come possono fare la suora? Possono... Oggi abbiamo manager donne molto più brave di uomini, quindi penso che anche nella Chiesa possono dare il loro contributo. Magari un futuro con le donne prete? Sì, preti, oppure anche cariche più importanti, perché no? Tu vedi già un Papa donna? Perché no? Non sarebbe così sconvolgente. Ma come si chiama? Non mi viene adesso il nome. Quella indiana. Ci sono stati comunque persone, donne, sì, con cariche non magari riconosciute, che hanno fatto del bene e potrebbero ancora essersene altre. E qualcuno mi ha parlato anche oggi di nozze per i preti. Nozze, vabbè, non lo so. Su questo argomento magari è un po' più complesso, però... Se dovessero... Non penso sia un vincolo... Certo. Ma se dovessero chiedere direttamente ai preti il loro parere, secondo te a molti di loro manca... Molti manca, sì, visto quello che succede poi nella realtà, scandali... Dici che se facessero un referendum interno, penso segreto, sì, molti voterebbero per sì alla famiglia? Sì, alla fine penso che anche in altre dottrine così ci sono... Sì, certo. C'è la possibilità di sposarsi, forse è meglio, non ci sarebbero preti che
che cadono nello scandalo per queste cose. Certo. Il diaconato alle donne, giusto? Giusto. Sì? Sì, 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 altro che e come. Mm. Perché allora questa difficoltà fino adesso per le donne, ad avere certe possibilità? Perché si è abituati a vedere gli uomini a certi punti di prestigio, ma le donne sono senz'altro all'altezza. Potrebbero dare anche qualcosa in più? Ma penso di sì, sono le donne, sono differenti dagli uomini. Lei ascolterebbe volentieri un'omelia di una donna? Caspita, altro che, perché no? Ma magari potrebbe leggere il Vangelo anche in maniera diversa? Ma insomma, certo, nel mondo sono stati fatti gli uomini, le donne e poi tutti gli altri, quindi senz'altro ci sono prospettive diverse. E una donna prete? Beh, lì la vedo già un po' più dura, però perché? Non lo so, però... Non ha ancora l'altezza? No, 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 potrebbe averlo all'altezza, siamo noi che non siamo preparati a vedere una donna prete, ecco. È la cosa diversa. Lei frequenta la chiesa, va a messa? Poco e niente. Ah, ok. Per cui non è una questione che mi interessa marginalmente proprio. Ma non ha mai frequentato oppure ha perso un po' la fede ultimamente? Ma no, no, ogni tanto accompagno la moglie a messa e basta. Ah, perché lei sì e lei no? Qualche volta, adesso ultimamente neanche tanto. E quando accompagna quelle poche volte la moglie a messa, le ascolta le omelie? Sì, ascolto la predica e ascolto anche... Magari perché qualcuno magari con la testa in mezzo... No, ascolto per rendermi conto un momentino di cosa sta dicendo il prete, insomma, no? Mi trovo anche spunti interessanti. Per me stesso, insomma, no? E poi se io cambio da una chiesa all'altra, eventualmente, mi rendo conto, ma è proprio per mio piacere... Mi rendo conto se uno rispetto all'altro racconta delle cose più interessanti o meno, insomma. Ecco. E ha trovato differenze tra... Sì, sicuramente sì. E ne troverebbe magari anche tra uomo e donna, se le prediche fossero fatte da un uomo oppure da una donna? Penso proprio di sì. Se trovo le differenze fra uomo e uomo, sicuramente troverò anche differenze fra uomo e donna. E forse per questo che non hanno ancora aperto alle donne, perché magari potrebbero... Potrebbe essere... Potrebbe essere, però non ho ancora pensato, non so ancora rendermi conto se è giusto o non è giusto, se è meglio o se non è meglio, non lo so. E se quella volta che va a messa si trovasse a celebrare una donna, proprio una donna prete, rimarrebbe sconvolto? No, l'ascolto per giudicare a me stesso, per dire a me stesso se è una cosa interessante o meno, se è una cosa... che è giusta o meno, insomma. Però l'affluenza dei fedeli in chiesa è indipendente dal fatto che celebri una donna o non... Ma non lo so. Potrebbe essere che ci sia gente, persone che hanno qualcosa da ridire al fatto di donne che dicono messa. Eh sì? Perché? Ma perché probabilmente vedono la donna in un altro ambito e non quello del... Siamo ancora legati alla donna del focolare domestico che... Può essere sicuramente, sì. Ci saranno sicuramente dei paesi, soprattutto magari nel nostro meridione, che sono legati a questo. Un'apertura ci può essere, ci può stare. Da parte mia io sono anche abbastanza favorevole. È un primo passo magari verso il sacerdozio? Ma quello magari non penso che, almeno nel breve no sicuramente. Ma quello Papa Francesco ha chiuso le porte. Sarà il primo passo, questo non so dove porterà il tutto, però se non altro, visto che le donne sono già nella Chiesa, perché da tempo ovviamente prendiamo le suore di qualsiasi ordine, per cui... Qualcuno si è domandato anche questa cosa, perché una può essere suora e la suora non può celebrare? Perché che differenza c'è tra la fede della donna e la fede dell'uomo? Beh, ai tempi di nostro Signore non c'erano all'epoca, per cui non c'è stata un'istituzione da parte di sacerdozio, sì, da parte dell'uomo, poi non lo so. Lei lo vedrebbe male la donna prete? Io personalmente sì, ma forse vabbè, perché non abbiamo mai pensato a una cosa del genere. Perché nel protestantesimo, nelle altre chiese così, vediamo che ci sono. Certo. Per cui io penso che una collaborazione anche da parte loro ci possa essere. Ci sono sempre meno vocazioni. No.
Quello senz'altro. E questo potrebbe essere uno dei tanti motivi per cui il Papa ha aperto. E non so dove ci porterà tutto questo. Se un domani... Dice che la donna sconvolgerebbe lo status quo della Chiesa. Beh, uno sconvolgimento potrà avvenire, perché io penso che già ora in Vaticano non siano tutti del parere di accettare una proposta del genere, perché i vari cardinali, io temo che non siano tutti. Se seduti intorno al tavolo ci fossero 10 cardinali maschi e 10 cardinalesse. Ma questo non voglio pensarci. Sarei uno sconvolgimento. Non lo so, non lo so. Certo, le donne sono fondamentali, perché lo vediamo nella vita normale. Certo. Che la donna è quella che è. Prendiamo in una famiglia, sì. Noi cosa facciamo? E poi? Ma quelle che fanno i figli, li allevano, li crescono, eccetera, sono loro. E poi noi come facciamo a essere indipendenti dalla donna? No? E qualcuno vede già oltre, la seguo in questo ragionamento, qualcuno vede già oltre guardando anche al matrimonio. Al matrimonio, come c'è, esiste già nel protestantesimo, eccetera, nelle altre... Ce lo chiedessero a lei? Beh, questo non lo vedo, sinceramente no. No? No. No. Una chiusura da parte in quel senso. Lei segue quindi il Papa, sì. Quindi ok al diaconato, ma no al sacerdozio e no alle nozze. Io apprezzo molto il Papa di oggi, perché ha dimostrato, sta dimostrando di volere bene la Chiesa, di volere il bene della Chiesa. E quindi se ha fatto un passo del genere vuol dire che ci ha pensato molto, 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 molto. Non so poi dove tutto ci porterà, però vedremo. Adesso i tempi non sono cromature, no, per avere donne, no, così in alto. Vedi che è una notizia che è stata buttata là così, ma non ha preso ancora... No, certo. Adesso ne discuteranno, ne parleranno, poi si vedrà. Cosa ne pensi dell'apertura di Papa Francesco verso le donne per il diaconato? Oddio. No, niente, allora io penso che Papa Francesco sia un Papa buonissimo, mi piace tantissimo. Mm. E comunque largo alle donne, cioè nel senso sì. Non avresti nessun problema se per l'omelia sul pulpito ci fosse una donna? Io no, no, anzi, secondo me siamo nell'era appunto dell'emancipazione della donna e... Anche è in quel giusto. Campo? Sì, anche in quel campo, secondo me. Sì, sì. Ti vedresti bene come donna prete? Io no, però per chi comunque ha la vocazione e se la sente, nel senso, ben venga, secondo me è una cosa giusta. Se addirittura... Qui si parla di diaconato, specifichiamolo, ma se si parlasse magari in futuro anche di sacerdozio per le donne, secondo te quante sarebbero le ragazze che potrebbero anche intraprendere questa strada? Ce ne sarebbero? Non saprei, però secondo me, ecco, ripeto, sarò ripetitiva, ma per me ci potrebbe stare come cosa, sì. E dici che tra giovani e anziani... Tra giovani e anziani in che senso? Si vede diverso, in modo diverso questa cosa? Ah beh, sicuramente. Cioè, perché tu sei giovane, quindi sì. Ma... Ho una visione un po' più, diciamo, aperta. Mentre gli anziani invece che anziani... si trovano davanti una sacerdotessa? Di sicuro ci sarebbero polemiche, sicuro. Perché? Perché comunque hanno una visione, hanno una mentalità ancora, molti anziani, purtroppo un po'... chiusa. Che la donna però... certe cose non può farle. Esatto, sì. Col matrimonio tra preti, quella è un'altra cosa, no? No, secondo me no, non ci sta. Un parroco deve stare single. Sì, quello sì. Okay. Perché ovviamente ha scelto di intraprendere una determinata strada e è quella, secondo me. Ok. È in coppia, diciamo, con Dio, ecco. Sai che è un modo singolare di vedere la cosa, perché le persone su di età mi hanno detto quasi tutte sì al matrimonio. Sì. Invece tu... È una buona proposta per me. Lei non avrebbe nessun problema a vedere celebrare un matrimonio da una donna? No, non c'ho. Penso, l'importante è che sia espresso verso quel voto lì. Certo. E magari un futuro per le donne prete? Certo. Sempre più importanza delle donne anche nel mondo della Chiesa. E invece di dire le suore, i sacerdoti, le sacerdotesse. Io sono d'accordo. Non dico togliamo, però tramutiamo il ruolo della suore in quello del prete. Sì, ognuno. Prima anche le donne non occupavano certi servizi. Adesso vedo anche le donne, presidente, vero? Certo. Bisogna... Fede allo stesso modo. Certo. Basta avere la fede. Certo, certo. Per me. Sa che oggi, stamattina, diverse persone mi hanno parlato della possibilità dei preti di sposarsi per i preti.
Beh, io sono d'accordo. Invece che ci sono tutte queste cose qui, abusismi sui bambini, sulle... È vero. Secondo lei è per quello che succedono questi scandali? Certo, perché certo. Non hanno la possibilità? Non hanno la possibilità. Va bene che uno può essere anche dall'altro campo. Certo. L'importante però io è meglio che anche loro devono avere la famiglia, devono avere anche loro responsabilità dei figli. Certo. Ma tanti dei preti secondo lei manca questa possibilità? Sarebbero lieti di poter formare una famiglia? Certo, certo. Sì. Vede che tanti che escono fuori... Magari non tutti la vorrebbero. Vabbè, non tutti, però... Tanti dicevi sì. Io sarei d'accordo. Se c'è qualche referendum o qualcosa, io voterei. E ci sarebbero magari anche più vocazioni, più preti? Eh sì, certo. Se ci fosse perché la possibilità... Perché anche chi va in chiesa, che frequenta la chiesa, non sono sposati lo stesso, non hanno lavoro. Mica detto che il prete non si debba sposare. Anzi, forse è meglio, così capiscono loro cos'è anche per loro una famiglia, invece di star lì per me. Certo. Segnalateci gli argomenti di discussione per il prossimo Sasso nello Stagno, dove è facilissimo, via telefono 0346 20280 oppure via mail info@antenna2.it. Grazie per aver visto anche questa trasmissione, questo appuntamento del Sasso nello Stagno. Torneremo a farvi compagnia settimana prossima e se avete perso qualche puntata del Sasso nello Stagno, nessun problema, dal nostro sito internet maevalle.it cercate TV, cercate il Sasso nello Stagno, lì potrete rivedere tutte le nostre trasmissioni in streaming. Grazie a Vladimir Lazzarini, appuntamento alla settimana prossima.